Beh, sicuramente su un campo come il nostro sbagliare tiri è poca, cioè è più imprecisione nostra. Molte volte magari becchi un tiro, la prendi male, va all'incrocio. Oggi non era così, abbiamo visto sia i miei tiri che colpi di testa di arma, che di solito non sbaglia mai. Oggi stati fuori misura, ma imprecisione dovuta anche a una serata sfortunata, perché magari su così tante occasioni una buona ci poteva andare. Invece abbiamo creato tanto, ma nonostante avessimo creato tanto, sono pochissime le parate del loro portiere, perché proprio noi sbagliamo di misura. Se invece avessimo centrato la porta, magari si parlava di un'altra partita. Poi Non c'è dubbio. le poche volte, cioè le poche volte, fra le tante volte in cui siamo arrivati davanti, c'è stata anche qualche occasione in cui l'arbitro ci ha penalizzato tantissimo, a mio avviso, perché due volte Siega in area è stato atterrato e è stato dato fallo contro. Pesenti, da un metro dalla porta, gli hanno contratto il tiro e ci ha fatto rimessa dal fondo. L'arbitro ci ha fatto innervosire sicuramente. Noi non dico che ci siamo cascati, perché poi alla fine comunque abbiamo creato lo stesso tanto, però ci ha creato un po' di confusione dentro, che ci ha permesso di essere lucidissimi negli ultimi minuti e quindi di non riuscire a guantare questo pareggio, nonostante comunque siamo stati il 90% della partita nella loro metà campo. Io penso di no, perché nel primo tempo per me abbiamo anche disputato un ottimo calcio contro una squadra che comunque è un'ottima squadra, perché lo dicono gli ultimi risultati loro, ha fatto tanti punti nelle ultime giornate, e se avesse fatto qualche punto nelle prime 5 giornate in cui ha fatto 5 sconfitte, magari Non sarebbero là in alto insieme a noi, quindi sicuramente un'ottima squadra. Poi loro sono stati in vantaggio sulla nostra disattenzione, se no penso che non avrebbero mai avvicinato alla nostra area. Quindi c'è rammarico, perché essere puniti dalla nostra disattenzione una sola e non essere riusciti a far gol nonostante le tante occasioni, nonostante il grande possesso palla, rammarica. E nel secondo tempo forse sì, abbiamo iniziato troppo presto a buttare la palla in avanti, abbiamo iniziato troppo presto a cascare nelle loro provocazioni, e quindi, ripeto, non abbiamo avuto la lucidità per essere davanti nella loro area più cinici e più comunque fargli più male in zona gol. Ma tutti Non ci solo non hanno mai sappiamo. vinto, non hanno neanche mai pareggiato. No, 10 Hanno sconfitte. una squadra che ha fatto pochissimi gol, ne ha presi tantissimi, ma io penso che come ogni partita sarà difficilissima. Infatti sicuramente domenica prossima, anzi sabato, disputeranno una partita ottima contro di noi, come hanno fatto con altre tante squadre dove sono stati puniti negli ultimi minuti. Loro stanno migliorando giornata dopo giornata, e noi non è che andiamo là con la paura, anzi, forse questa sconfitta ci aiuterà ad affrontarli con più cattiveria, perché sappiamo che dobbiamo riscattarci. Allo stesso tempo non possiamo sottovalutarli, perché nonostante loro siano ultimi, noi non dobbiamo pensare a loro, ma a noi, alla nostra classifica, quindi non dobbiamo avere nessun tipo di atteggiamento superiore, perché sono in Lega Pro come noi, sono 11 come noi, quindi 11 contro 11 può succedere di tutto.